Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Gabriele. Io Nadia. Insieme a noi ci sono Federico e Ginevra. Oggi siamo a Sintra. Sintra. Cambiamo siamo talmente Sintra, troppo spesso che... Siamo appena arrivati, quindi andremo a visitare il paese insieme. In realtà stiamo aspettando Uber che ci viene a prendere, perché col camper parcheggiare a Sintra abbiamo detto che è un po' complicato. Quindi abbiamo parcheggiato un po' più lontano e abbiamo chiamato un Uber. Quindi, se volete scoprire Sintra con noi, restate appunto su questo video e poi, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al nostro canale, attivate la campanella e... lasciateci un like! Sigla! Buongiorno ragazzi, sono le 9 del mattino, ci stiamo spostando a Sintra e lungo la strada abbiamo trovato questo miradouro, dovrebbe chiamarsi così mi sembra, e comunque da qua la vista è molto 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 bella e non so se si vede, ma là sotto ci sono già tantissimi surfisti che stanno andando a cercare l'onda perfetta. Allora ragazzi, siamo sempre su Uber e meno male che non siamo venuti col camper, perché le stradine qua sono veramente molto 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 strette e quindi stiamo girando, abbiamo anche appena passato il Palacio Nazionale de Sintra e l'abbiamo chiaramente visto soltanto da fuori e adesso continuiamo a salire, si sale parecchio. Siamo arrivati al Parc da Pena, al Palazzo da Pena qua a Sintra. Ragazzi, c'è una coda lunghissima. Qua c'è anche una biglietteria a self-service, ma non funziona. Ma fortunatamente ho trovato il sito internet e sono riuscito a comprare i biglietti per le due. Adesso è l'1:15, quindi mangiamo qualcosa qui e poi dovremmo riuscire a entrare. Se venite qua, però mi raccomando, prendete già i biglietti prima. E devo anche dire, noi con Uber questa volta abbiamo avuto qualche problema, nel senso che l'autista non riusciva a trovare la strada e è veramente in collina e fuori dal paese, quindi si arriva o tramite il pullman o tramite Uber o taxi oppure tramite il bus, però veramente la coda è lunghissima. Se riesco dopo vi faccio un video, ma a vista d'occhio. Adesso mangiamo. Siamo
finalmente entrati al Parque Palacio Nacional de Pena. Qua ci hanno dato anche la cartina, io non credevo, ma è veramente immenso. C'è questo parco molto molto grande e poi c'è da visitare il palazzo, quindi l'idea è cercheremo di andare subito a visitare il palazzo e poi proveremo a fare un giro nei giardini. Sembra molto molto bello e ragazzi c'è veramente tantissima tantissima gente. Siamo appena entrati e devo dire l'ingresso ci avevamo alle 14, sono le 14, manca diciamo un quarto d'ora alle 2, siamo riusciti comunque a entrare, quindi siamo entrati leggermente prima e adesso iniziamo a salire perché da qua si spinge. Dove andiamo, amore? A casa. Sì, ma ieri al Palacio Nacional de Pena. Bueno. Siamo arrivati! Palacio Nacional? Palacio mamma. De Pena. Bene, siamo quasi arrivati all'ingresso del palazzo, intanto si può già vedere questa architettura, diciamo un po' bizzarra e cosa molto particolare, come vedete il giallo di questo castello. Saliamo ancora un po' e vediamo se riusciamo a entrare. Abbiamo appena oltrepassato la prima porta e già qua si vedono queste fantastico palazzo di colore giallo e là si vedono anche gli azulejos che ricoprono la facciata di quella parte di palazzo. Continuiamo a salire, adesso si entra in questa porta qua. È in stile architettonico romantico del XIX secolo, pieno di terrazzi, ci sono anche tantissime sculture ed è in netto contrasto, questi colori vivaci sono in netto contrasto con tutta la vegetazione molto lussureggiante del Parco della Peña che appunto gli gira tutto attorno e che molto probabilmente dopo aver visitato il palazzo andremo anche a visitare. Allora ragazzi, con i bambini c'è l'accesso prioritario, abbiamo saltato chilometri di coda per entrare al palazzo, adesso questa qua è l'ultima porta da cui dovremo entrare a visitarlo. Siamo entrati nella prima stanza, qua ci sono tutti i piatti, posate, bicchieri, e qua nella seconda invece c'è un tavolo tutto apparecchiato. Siamo ora nell'ufficio del re Carlos e qua gli interni sono stati ristrutturati attenendosi all'arredamento del 1910 quando i reali portoghesi fuggirono in Brasile per sfuggire alla rivoluzione. Siamo ora saliti al secondo piano, il Palazzo Nacional de la Pena sorge sulle rovine di un ex convento geronimita e del quale si può ancora ammirare leggermente la struttura, infatti qua si può vedere il vecchio chiostro. Continuiamo perché tra poco si entra nuovamente dentro e andremo a visitare le altre stanze reali. Thank you.
Abbiamo appena passato la sala del telefono ed ora siamo nella sala delle visite. Guardate che fantastiche decorazioni sopra la porta. Dopo aver completato la visita nell'antico chiostro del convento, che appunto erano gli appartamenti reali, si esce fuori su un terrazzo dalla vista... Beh, giudicate voi. Mentre siamo qua si vedono bene i colori del palazzo, vedete il giallo e il rosso. C'è da dire che i colori al giorno d'oggi sono leggermente più spenti, in origine erano ancora più accesi. E qua sul terrazzo guardate, c'è anche questo strano orologio, credo sia tipo una meridiana, con una lente di ingrandimento, e come vedete c'è anche un piccolo cannone. Probabilmente i raggi del sole in un determinato orario del giorno andavano a confluirsi con la lente e andavano a far azionare il cannone. Molto molto particolare. E allora ragazzi, oltre ai soffitti, vogliamo parlare anche dei lampadari? E dopo aver visto la nuova sala da pranzo, siamo finiti in cucina. Allora, abbiamo finito il giretto all'interno, adesso non ci resta che andare a vedere il parco, che abbiamo visto che è anche molto grande, quindi mi sa che ci metteremo altre 2 ore come all'interno. Ragazzi, da qua si vedono bene i 2 portoni di accesso e non so, a me ricorda un po' Mirabilandia. Voi cosa ne pensate? Siamo ora dall'altro lato del palazzo. Qua ragazzi c'è un vento fortissimo e c'è anche una super vista, però adesso ci affacciamo e facciamo anche qualche video di lì. Siamo ora sul cammino di Ronda. Tramite il cammino di Ronda abbiamo fatto tutto il giro del palazzo ed è incredibile come dalla parte in cui diciamo c'è il vento faccia molto molto freddo, invece di qua al sole si sta veramente bene. E come ultima cosa andiamo anche a visitare la cappella.
continuiamo la visita nel parco, andiamo verso la Valle dos Lagos. Vale. Questa valle dove ci sono i laghi. Tra l'altro sto parco è veramente enorme, abbiamo già passato dei ponti, sì. Qua c'era un'altra cappella e ecco, sono qua, sto uscendo. Una caffetteria. Sì, molto molto grande. Andiamo a visitare adesso tutta quest'area dedicata all'acqua. Dedicata all'acqua? Eh sì, ci sono tutti i laghi. Ok. Poi si stoppa. Schiaccia il bottone là sotto. Questo? No, quello sotto. Questo. Ma l'altro? Sì. Eccoci, siamo finalmente arrivati alle Valle dos Lagos. Abbiamo fatto un po' di centinaio, circa 700 metri mi sembra, in discesa, e siamo arrivati nella parte più bassa. Guardate, ci sono qua questi laghi, ce ne sono anche di fronte e ci sono anche delle anatre, delle occhette laggiù. Siamo tornati sul camper, abbiamo fatto un bel giro, perché tra visitare appunto la Palacio Nacional della Pena e il parco, e non basta un paio d'ore, quindi sì. Mettetelo in conto se volete venire. Sì, molto molto belli, molto bello il palazzo, e per quanto riguarda invece il parco anche molto molto grande. Noi abbiamo giusto visitato qualche pezzettino, però bello, molto bello. Di Sintra noi abbiamo solo visto quello, il resto della città non la conosciamo, e so che ci sono altri due palazzi molto belli da visitare, quindi probabilmente se ritorneremo a Sintra andremo a visitare gli altri due. Per il momento ci è piaciuta parecchio, quindi lo consigliamo sto palazzo. Infatti ne avevo sentito parlare, dicono essere uno dei monumenti simbolo del Portogallo, quindi bello bello bello, siamo proprio contenti di essere andati a visitarlo. Sì. Quindi per questo video è tutto, ci vediamo nel prossimo. Esatto, ci stiamo spostando verso Cabo da Rocha. Sì. Non so se si dice così. Comunque il punto più a ovest del continente europeo, ma questo lo vedrete nel prossimo video. Sì, il punto più occidentale del continente europeo. Quindi ci vediamo nel prossimo video. Ciao! Ciao. Grazie per averci seguito fino a qui. Vi volevamo ricordare che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Portogallo ad agosto 2022. Esatto, abbiamo in realtà toccato 4 nazioni, perché siamo partiti dall'Italia, Francia, Spagna e ovviamente Portogallo. Se volete avere qualche informazione in più, vi mettiamo qua sopra il link per appunto il primo video introduttivo in cui spieghiamo brevemente tutto quanto il nostro percorso. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se volete essere aggiornati su ogni nuovo video. Attivate la campanella e lasciateci un like. Grazie!